secondo me può dare questo contributo, la capacità di eh, rendere la storia meno astratta, di innervarla di una serie di eh, desideri, speranze, ambizioni che eh, possano risultare eh, avvincenti e che risultando avvincenti in qualche modo condiscano il dato storico di, eh, di passione. Quindi il contributo che può dare la serialità della televisiva è nell'ordine dell'approssimazione, approssimazione proprio nel senso di etimologico del termine, cioè avvicinarsi la storia, vedere la storia che si avvicina a noi. La serie di cui ho parlato qui al convegno, Deutschland 83, che è una serie ambientata a Berlino all'epoca del muro, che eh, appunto mette in scena un repertorio di personaggi eh, indaffarati a costruirsi un futuro, indaffarati a costruirsi un futuro e a negoziare il proprio futuro con il futuro della nazione in cui vivono. Laddove la, la rappresentazione della storia nel cinema e nella, e nella televisione era una rappresentazione in epoca postmoderna, quindi fino a una decina d'anni fa, basata su un, un repertorio iconografico di oggetti, di figure, di abiti che in qualche modo rendevano il passato come una sorta di. Come dire, museo di oggetti esteticamente piacevoli da collezione, oggi la rappresentazione della storia nella serialità televisiva passa anche attraverso una messa in scena di quello che ho definito il futuro del passato, cioè una, la caratterizzazione di personaggi che hanno un futuro, che si battono per il loro futuro, al di là del fatto che questo futuro si sia poi realizzato. Questo annulla la distanza. Annulla la distanza e rende questi personaggi più prossimi a noi spettatori.